tutti, benvenuti o bentornati sul canale di MAC Cosmetics Italia. Io sono Nicole e oggi, come si intravede dal mio make-up, realizzeremo un look super colorato, super estivo e l'ispirazione viene direttamente dalla nuova collezione in edizione limitata Botanic Panic. È una collezione di ispirazione floreale dai colori super vibranti, ma non aggiungo di più perché se continuate a guardare il video scopriremo insieme prodotti e colorazioni e poi ci sarà anche la parte dove realizzeremo insieme questo make-up. Mi raccomando, per rimanere sempre aggiornati sui nostri video, iscrivetevi al canale. In collezione troviamo una palette da 12 colori, 5 rossetti da 5 finish diversi e 2 polveri Extra Dimension Skin Finish. Dopo aver scoperto texture e colori che compongono la collezione, direi che è arrivato il momento di realizzare insieme questo make-up. Perfetto, siamo pronti per iniziare il make-up. Io ho già realizzato la mia base, così possiamo iniziare subito a creare insieme il nostro make-up occhi. Il primo prodotto che vado ad utilizzare per preparare e uniformare la tonalità della mia palpebra è il mio amato Paintpot. Questa volta andremo ad utilizzare la tonalità Soft Ocre. Per applicarlo utilizzerò il pennello 286. Una volta finito di applicare Soft Ocre, passiamo all'applicazione del Paintpot bianco nella parte centrale della palpebra. Questo ci permetterà di enfatizzare la tonalità pastello che andremo ad applicare successivamente. A differenza di Soft Ocre, questo lo andremo ad applicare con un pennello dalle setole più compatte per ottenere più coprenza. Adesso possiamo passare all'applicazione del primo colore presente in palette. È un lilla scuro, si chiama Gem Session e lo andrò a picchiettare con il pennello 239. Anche questa volta ho scelto una setola più compatta per avere una resa del colore super intensa. Una volta terminata l'applicazione, con il pennello 217 mi aiuterò per sfumare il colore verso l'esterno. Adesso andiamo ad applicare Magic Mushroom con il pennello 221 nell'angolo esterno per creare un punto di intensità leggermente più scuro. Passiamo adesso alla rima inferiore, la parte superiore la lasciamo un attimo in stand by, la completeremo successivamente e andiamo ad applicare una delle mie matite preferite, ovviamente sto parlando della Minted, è un verde menta molto acceso. Una volta applicata la matita andiamo a fissare ed intensificare il colore con il terzo ombretto della palette. Si chiama Surf USA ed è un verde menta che si abbina perfettamente con la matita che abbiamo appena applicato. Andrò a picchiettare il colore con il pennello 239.
Andiamo adesso a creare il nostro punto luce e ho scelto un colore che avete già visto in tantissimi miei make-up, è un verde acqua e l'ombretto appunto si chiama acqua. Ritorniamo al nostro paint pot bianco che andrò a picchiettare come base con il pennello 219, con lo stesso pennello poi andremo ad applicare acqua. Possiamo adesso completare la parte superiore, andremo ad intensificare e a creare un eyeliner con Black Track. Andremo ad utilizzare il pennello 210 per creare una linea sfumata ma abbastanza sottile. Andiamo a provare insieme una novità appena arrivata e sto parlando di Magic Extension. Ha all'interno delle fibre lunghe 5 mm per un volume e una lunghezza smisurata. A me piace sempre applicare un pochino di mascara prima dell'applicazione delle ciglia finte. Andremo poi ad applicarne un altro po' proprio alla base per intensificare l'effetto. Aspettiamo qualche secondo per far sì che il mascara si asciughi e possiamo passare poi all'applicazione delle nostre ciglia finte. Ho scelto di utilizzare le ciglia finte numero 7 che andranno ad aprire e ad allungare il mio sguardo verso l'esterno. Una volta applicate le ciglia finte, come vi dicevo prima, andiamo ad intensificare la base delle ciglia applicando ancora un pochino di mascara. Abbiamo concluso il nostro make-up occhi e direi che possiamo anche andare a terminare la nostra base. In collezione sono presenti due polveri Extra Dimension Skin Finish di due tonalità diverse. Andremo adesso ad utilizzarne una come blush e una come illuminante. Andremo ad applicare come blush la tonalità Royal Flush con il pennello 168. E applichiamo adesso la tonalità Fleur Sure come illuminante. Sono super curiosa di provare questo colore perché ho come l'impressione che diventerà uno dei miei illuminanti preferiti. Devo dire che quando voglio dare un tocco di luce extra alla mia base, le polveri Extra Dimension sono in assoluto quelle che prediligo. Tra l'altro, ricordatevi sempre che se volete amplificare l'effetto di luce dei vostri illuminanti, potete vaporizzare sul pennello il nostro Fix Plus, che renderà le polveri ancora più pigmentate e luminose. Ci manca ora il dettaglio labbra. Le vado a preparare applicando il Prep and Prime Lip. Andando ad applicare il primer prima del rossetto, sono sicura di andare ad uniformare tutte le piccole lineette presenti sulle labbra e andrò anche ad aumentare le performance del rossetto. Andiamo prima a scolpire e definire le labbra. Ho scelto di applicare la matita Whirl, che è un rosa nude a base fredda.
Adesso andiamo a sfumare partendo dal centro delle labbra il rossetto di collezione Tulip Service. Lo andrò ad applicare aiutandomi con il pennello 242. La texture del rossetto è opaca e la sua colorazione vibrante ci aiuterà ad illuminare la parte centrale delle nostre labbra. Ovviamente lo sapete, un make-up non è mai davvero finito se non andiamo a vaporizzare sul viso il nostro Fix Plus. Ho scelto di vaporizzare il classico, mi raccomando, ad una distanza minima di 20 cm. Bene, questo video è arrivato al termine, io vi ringrazio del tempo trascorso insieme e mi raccomando, non dimenticatevi di seguirci anche sui nostri canali social per scoprire tutti gli altri look creati con questa meravigliosa collezione. Io vi do appuntamento al prossimo video!